Ciao a tutti amici collezionisti e bentornati nel canale, io sono Emiliano74 e oggi insieme a voi aprirò due pacchetti dei PJ Masks. Allora ragazzi, eccoci qua con due bustine dei PJ Masks. Allora faccio una piccola premessa, io non conosco questi personaggini. Li conosco soltanto perché nel mio lavoro, che è quello di creare personaggi inerenti al mondo dei supereroi, serie animate, fumetti e quant'altro, che vi lascio qui, vi lascio la playlist, si chiama Spray Paint Art, dove potete vedere tutti i miei lavori che finora ho fatto, perlomeno che finora ho registrato, perché ce ne sono tantissimi altri ancora da farvi vedere, compreso quello dei PJ Masks. Quindi realizzo questi personaggi con le bombolette spray e ho una richiesta abbastanza alta di questi personaggi, sia dai genitori per i loro bambini, sia dai bambini stessi che mi vengono a trovare. Quindi ho deciso di prendere un paio di bustine, così almeno vediamo come sono fatti questi personaggini e magari chissà o li metterò in un giveaway oppure li regalerò a quei bambini o a quei genitori che in futuro mi commissioneranno qualcuno dei miei spray paint, qualcuno dei miei personaggi realizzati con le bombolette spray. Ok ragazzi, allora veniamo a noi. Queste sono edite dalla Giochi Preziosi, ecco qui, quindi distribuite dalla Giochi Preziosi. Qui c'è anche una pagina Facebook. E allora, ogni bustina contiene un personaggio 3D con timbro PJ Masks in allegato alla rivista. Eccole qua. Il costo, come vedete, è di 3,50 euro. Adesso qui ragazzi mi dovrete aiutare con i nomi, perché io questi non li conosco per niente. Quindi a meno che dentro non ci sia una playlist, una checklist, scusate, che mi aiuti. Allora, c'è una bustina nella bustina, quindi è una bustina in miniatura nella bustina più grande. Ok, apriamo anche questa. Sono le stesse medesime cose che stavano su quella grande. Chissà perché questa scelta, forse per far vedere che la bustina più grande contiene più roba. Allora, questo è un foglietto bianco, quindi qui veramente mi troverò in grandissima difficoltà perché questa non so chi sia. Però se il timbro ci aiuta. Ah, questo comunque credo sia il sì, perché mi viene chiesto parecchie volte. Allora, vediamo un attimino di scoprire il timbro qua, come si apre, come si apre. Comunque intanto c'è da dire che sono veramente carini, ve lo faccio vedere al volo, eccolo qua, veramente simpatico, fatto molto bene, carino, con questo timbro che possiamo aprire e chiudere, poi risulta essere anche un oggettino veramente bellino e da collezione. Vediamo un po' il timbro che fa. Boom! Ah! Guardate qua che bello. Allora ragazzi, scrivetemi nei commenti chi è questo, perché io non lo conosco, non vedo questa serie. Ragazzi, ho 44 anni, insomma, quindi mo collezionarli magari sì, ma addirittura vedere i PJ Masks proprio no. Comunque amici, eccolo qua, guardate qua. Questo finirà sicuramente in un giveaway, come vi dicevo, o lo regalerò a qualcuno che mi commissionerà qualcuno dei miei spray. Allora, eccolo qui, apriamo quest'altra bustina, vediamo chi abbiamo trovato. Questo chi è? Non lo so. Comunque andiamola ad aprire, sicuramente voi lo conoscerete. E visto che sono molto curioso di saperlo anch'io, avete un motivo in più per scrivermelo nei commenti. Comunque sono fatti veramente bene, questo lo riconosco, sono fatti veramente bene, mi aspettavo qualcosa di più scarso, invece sono veramente carini. Andiamo a scoprire il timbro di questo ragazzo, se riesco ad aprirlo.
ce la facciamo. Allora, mazza, vanno. Dai, non c'ho neanche le unghie. Eccolo qui. Questi sono stati pensati per farli aprire dalle mamme che hanno le unghie, perché i papà non credo che ci riescano. Dai. Allora, sono stato con 3 ore a cercare di infilare le unghie, invece questo va semplicemente ruotato e sfilato. E vabbè, mica possiamo sapere tutto. Allora, vediamo un po' questo. Bim! Eccolo qua. Carino, eh? Ok. Questo pezzo di cartone serve proprio per collaudare il timbro. Ecco qua, ragazzi, questi due personaggini dei PJ Masks. Non abbiamo trovato nessuno di quelli principali, che sono là, quella specie di geco, gufo e gatto, che è un gatto, boh, vabbè, ditemelo voi. E comunque, ragazzi, vi ricordo di visitare la mia playlist, ve la lascio nuovamente qui, la trovate anche in descrizione, Spray Paint Art, così anche voi bambini potrete vedermi all'opera nelle mie creazioni con i disegni fatti con le bombolette, e chissà se, come vi dicevo all'inizio, questi li inserirò in un giveaway o li regalerò a chi mi commissionerà un mio disegno. Quindi, ragazzi, lasciate un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, commentate, condividete il video con i vostri amici, cliccate sulla campanellina che vi terrà sempre aggiornati con i nuovi video in uscita. Io con questo vi saluto, vi ringrazio e vi rimando alla prossima. Ciao a tutti da Emiliano e dai PJ Masks.